allora è arrivato l'autunno e con l'autunno sono tornate anche le serie TV, quindi ci piace questa cosa. E in particolar modo, oltre a tutte le serie TV che già c'erano sulla piazza in America, sapete che ormai si svegliano al mattino e creano una serie TV, ne sono uscite tante, tante, tante nuove. E quindi oggi ho deciso di parlarvi di queste nuove serie. Attenzione però, ve ne parlerò solo di tre, che sono le tre che mi hanno più incuriosito e diciamo che saranno quelle che ho intenzione di iniziare a vedere. Sono tutte serie TV che inizieranno a breve in America e quindi noi le troveremo sempre in Italia sottotitolate, tranne una che forse su Sky Atlantic ho letto che il giorno dopo l'uscita americana, come dire, verrà già trasmessa in lingua italiana. Vado quindi a dirvi queste tre belle serie e voi nei commenti sotto mi dovreste fare sapere se siete interessati a scoprirne altre, quindi che io vi parli anche di altre serie TV che ho visto, che magari io non guarderò, ma magari a qualcuno di voi possono piacere. E adesso vi vado a leggere le trame di queste serie TV. Io mi sono armata di tablet e mi sono già segnata le varie trame di questi film. Allora, il primo TV show è firmato HBO e si chiama Westworld. È di genere fantascienza, drammatico e western, quindi un mix. Ogni episodio c'è scritto che durerà 60 minuti e dicono che uscirà il 3 ottobre in America. Vi leggo la trama, mi avvicino. Allora, il dramma a sfondo sci-fi ruota intorno a un parco di divertimenti futuristico in stile western, dove le attrazioni sono costituite da androidi talmente realistici e tecnologicamente avanzati da passare per esseri umani. Gli ospiti pagano cifre estose per vivere le loro fantasie. Ma cosa succede quando gli androidi cominciano a sospettare la verità sulla loro vera natura? Allora, devo dire che questo mi ha incuriosita, ma mi farà cagare sotto. Ebbene sì, perché Sarah Magic 15 ha un po' la fobia dei robot, non si sa perché, ne ho sempre fatto paura, mi fanno un po' impressione e quindi sono curiosa, ma secondo me sarà un po' inquietante per me questo telefilm, però appunto la trama è particolare e quindi ci voglio dare uno sguardino. Secondo telefilm di cui vi voglio parlare si chiama Falling Water e mi ha ispirato parecchio e tipo, tra virgolette, tipo Sense8 come idea, ecco. E la trama si snoda attraverso le vicende di tre personaggi, i quali si rendono conto di star sognando parti separate ma dello stesso sogno. Cercando di scavare nel loro subconscio per scoprire qualcosa di più su questi fatti, i tre si serviranno del mondo dei sogni per attuare i loro piani segreti. Quindi mi ha incuriosito perché è particolare anche questa. Qui bellissimo, non c'è scritto nulla cioè di quando uscirà in America, dell'emittente televisiva, vabbè, ve lo segnerò magari. E mi ispira, anche questa mi pare che inizi comunque verso ottobre, così. E poi passiamo all'ultima che per oggi di cui vi parlo oggi, diciamo, ed è Frequency. Si chiama così questa nuova serie TV della CW, quindi CW doppia. E mi ha anche questo abbastanza ispirato e vi leggo un po' la trama. Dunque, la serie TV scritta dallo showrunner di Supernatural è centrata su Rainy, una donna detective dei giorni nostri che scopre di essere in grado di comunicare per mezzo di una radio con suo padre, anche egli detective scomparso nel lontano 1996. Quindi probabilmente l'aiuterà tramite questa radio a risolvere dei casi, da quello che ho capito. E anche questa serie TV mi ha incuriosita e vi lascerò scritto sotto tutte le date di uscita, insomma, in America, in Italia non lo so, comunque le trovate scrivendo streaming, eccetera. Fatemi sapere nei commenti se volete altri episodi di questa rubrica dove vi faccio scoprire nuove serie TV. Noi ci vediamo alla prossima e un bacione!